Questa è un'auto da 9 secondi. Non si tratta di quella che Brian deve a Dom nella saga Fast and Furious, ma è il tempo in cui questa Rimac Nevera scatta da 0 a 300 km/h. È elettrica ed è una delle auto più esclusive e più potenti del mondo, e qui al Salone di Monaco ve la faccio vedere brevemente da vicino. Prima però non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando anche la campanella. Inizio a farvela vedere dall'estetica, che è qualcosa di veramente incredibile. Allora, premessa, dal vivo questa macchina fa paura ed è molto meglio che in foto. Ha una monoscocca in fibra di carbonio, per cui il telaio è interamente in fibra di carbonio, con dei sottotelai anteriori e posteriori che sono sia in carbonio che in alluminio, questo per regalarle una maggior rigidità torsionale. Ve la faccio vedere anche da davanti. Lo spazio, come potete intuire, è molto stretto e ho un tempo estremamente limitato per stare qui con la macchina, ma cercherò di farvi vedere i dettagli. Guardate innanzitutto tutti i particolari in fibra di carbonio. La macchina è larga circa 2 metri e lunga più o meno 4,60 m. Non posso aprirla in questo momento per farvela vedere da dentro, ma ne approfitto allora per raccontarvela e per farvi fare un giro a 360 gradi. Anzi, se si vede, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa facendo un po' di zoom dai finestrini. Ecco gli interni con il triplo schermo. Dietro al volante c'è la strumentazione completamente digitale, qui al centro ce n'è uno abbastanza grande da cui si controlla l'infotainment, mentre davanti al sedile del passeggero eccone un altro, una soluzione che ultimamente abbiamo cominciato a vedere su sempre più modelli. Si tratta di una macchina che, come vi ho detto, è estremamente potente, una delle auto più veloci del mondo, che detiene il record al Nürburgring di elettrica, appunto, più veloce. Qui sotto ci sono ben 4 motori, uno per ogni ruota, con quelli anteriori che sono da circa 300 cavalli l'uno, mentre quelli posteriori da 600, per una potenza quindi di circa 1900 cavalli e 2300 newton per metro di coppia massima. Scatta da 0 a 100 in 1,9 secondi con lo 0-300 che viene completato in circa 9 secondi. C'è una doppia trasmissione. Sappiamo che le auto elettriche non hanno un cambio, ma in questo caso abbiamo una doppia trasmissione. Davanti ce n'è una monomarcia a gestire i motori anteriori, mentre qui dietro ce n'è una bimarcia per gestire appunto la potenza e la coppia. Guardate anche qui il particolare Nevera sul fianco e guardate anche che bello il cerchio con questa finitura simil dorata con il disco baffato che si vede all'interno. Qui anche la pinza con il dettaglio Rimac scritto in piccolo e poi, come vi ho fatto vedere prima, la fibra di carbonio ovunque. È molto bella anche questa colorazione blu, mentre al posteriore ritorna poi la fibra di carbonio in tutte le sue parti. La velocità massima è di 412 km/h, con quelle che però verranno consegnate ai clienti, che saranno limitate a 350 all'ora. Apro una piccola parentesi: il primo cliente in assoluto della Rimac Nevera è stato l'ex pilota di Formula 1 Nico Rosberg, che ne ha scelta una nera. Guardate poi che bello qui il dettaglio del cofano, sempre in carbonio, e passo dal lato guida per vedere se attraverso il finestrino riusciamo a catturare qualche altro dettaglio. Eccolo lo schermo dell'infotainment, come vi ho detto prima. E a proposito di infotainment, è molto interessante su questa macchina la gestione dell'elettronica. Pensate che il pilota potrà decidere attraverso lo schermo quanta coppia e quanta potenza distribuire sulle singole ruote per avere un carattere più sovrasterzante, per esempio, oppure viaggiare in sicurezza grazie ad una trazione integrale 50-50. Guardate quanta gente c'è intorno alla macchina e io ne approfitto per farvi vedere e per darvi due informazioni sulla batteria. Allora, guardate la forma, che non è classica, ma ha una struttura a T. Questo permette di avere una miglior distribuzione del peso e di abbassare il baricentro, oltre a poter abbassare anche
la seduta di guida con i sedili che si infilano idealmente in questo spazio lasciato libero. Si tratta di un'architettura a 800 volt, come riportano questi dati. La batteria è da 112 kWh di capacità e da sola pesa 715. Considerate che l'intera macchina pesa poco più di 1900 kg. Questa architettura 800 volt permette di ottenere una potenza di ricarica di circa 250 kW per una ricarica appunto dallo 0 all'80% in circa 25 minuti. Tirando le conclusioni, la Rimax Nevera non è ordinabile perché è stata prodotta e verrà prodotta nei prossimi mesi in soli 150 esemplari ad un prezzo di circa 2 milioni di euro l'uno, esemplari che però sono già stati tutti venduti nelle prime 3 settimane di annuncio del progetto. Fatemi sapere però voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa Rimax, di una delle auto più veloci del mondo. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina.